La mostra Mercato Ceramica Citerne torna per la sua sesta edizione nella splendida cornice del Palazzo Comunale di Citerna. Sì, siamo alla sesta edizione di Ceramica Citerne, una manifestazione rivolta proprio al mondo della ceramica e dell'artigianato in particolare artistico. E noi siamo particolarmente lieti quest'anno di continuare la collaborazione con la Proloco locale naturalmente e anche con la Confartigianato Arezzo che diciamo, ci ha permesso insieme anche la scoperta, insieme a loro la scoperta di tanti artigiani della nostra zona, ma non solo, abbiamo visto di tutto il centro Italia. La mostra Mercato Ceramiche Artigianali avrà luogo il 24 e il 25 di giugno, sabato e domenica prossime, all'interno del Palazzo Comunale, nel chiostro e negli ammassi, vari spazi espositivi che si trovano all'interno del palazzo. E invece per quanto riguarda la mostra di un artista, un giovane artista emergente, Andrea Brizzi, questa rimarrà aperta fino al 9 di luglio nelle sale dei sotterranei del Palazzo Comunale, un luogo espositivo particolarmente suggestivo. In contemporanea, sabato 24 di giugno, per l'appunto, ci sarà anche la Notte Romantica, perché Citerna appartiene al club dei borghi più belli d'Italia che ha decretato appunto il 24 giugno come notte romantica. Questa volta saranno ben più di 10, 11 se ben ricordo, le botteghe artigiane che parteciperanno a questo evento e sono un po' le rappresentanti di tutto quello che è il territorio non soltanto dell'Aretino e non soltanto toscano ma anche dell'Umbria e dell'Emilia Romagna. E in particolare si tratterà, sono ditte che si, ditte botteghe artigiane, dove appunto si riscopre e si rivalorizza ancora la tradizione di quello che è l'arte ceramica, ma in particolare ci sono anche delle tentativi di trovare un nuovo linguaggio con questa che è una forma comunicativa della ceramica, in fondo è l'arte più antica e più semplice.